Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Come avevo annunciato, continuano le interviste riguardo a quelle che sono le correnti e le culture nel mondo del gioco di ruolo. Oggi avremo con noi il Dungeon Mastro per parlare di quello che è il Neotrad, cioè la cultura contemporanea del gioco di ruolo. Ciao a tutti. Allora, vabbè, intanto presentati, chi sei, cosa fai? Allora, come appunto annunciato, sono Dungeon Mastro. Già dal nome si può capire che tratto di Dungeons and Dragons, perché Dungeon Mastro, io mi chiamo Mastro, ho fatto questo fantastico gioco di parole, quindi quella Master diciamo... sono pieni di inventiva. Vedi, quindi principalmente Dungeons and Dragons, principalmente Dungeons and Dragons quinta edizione, che è l'edizione che anche attualmente gioco di più e di cui parlo più spesso, però anche mi piace variare, comunque quando vado alle fiere, eccetera, vedere anche altri giochi di ruolo, però la mamma non si dimentica, dico io. Quindi mamma Dungeons and Dragons, è importante ricordarla. Ok. Tra l'altro troverete poi in descrizione al video il suo canale se volete seguirlo. Tra l'altro relativamente recentemente sono apparso come ospite, questo ha migliorato sicuramente in realtà la qualità delle mie ospitate più che il suo canale. Comunque, siamo qui oggi appunto per parlare del Neotrad, sei stato chiamato te per rappresentare l'intera categoria, quindi senti il peso sulle tue spalle. Atlante. Ok, allora cominciamo proprio da una cosa. Il Neotrad è la cultura che ha poi alla fine sdoganato il gioco di ruolo per l'attuale generazione. Sicuramente è passato un po' di tempo da si gioca in cantina evocando i demoni a sì, Dungeons and Dragons, ho visto il film, ci sarà la serie, conosco il gioco di ruolo. Questa C'è da sicuramente. dire che anche per la mia generazione c'era, ah, Dungeons & Dragons, sì, ho visto il film, solo che il film no, non ha portato più gente a giocare, anzi. Ecco, Ho visto il film di successo, o meglio insomma, il film che è stato trasposto, secondo me, bene. il film di cui la gente non si vergogna di parlare. Esatto. Ma allora, prima cosa. Da rappresentante del Trad, una delle generazioni precedenti, mettiamola così. Per noi la figura del Dungeon Master era qualcosa di Intoccabile. fondamentale. Diciamo che il Dungeon Master era quello che ti raccontava la storia da una parte. Per voi invece non è così, c'è più input da parte dei giocatori. Cioè, diciamo, avere un focus in più sulla creazione condivisa e meno sull'intoccabilità del master, che non è una figura lontana che guardi dall'alto, ma che, anzi, si dice spesso, tanti dicono, il master è un giocatore come gli altri, magari senza passare appunto a questo estremo opposto in cui è esattamente come gli altri, però quello che penso io, quello che insomma mi piace anche vedere quando gioco e quando mi viene proposto, è che appunto il master, colui che ti racconta, il narratore, insomma, non è che è più importante, ma diciamo un ruolo diverso, e anche lui partecipa alla creazione, insomma, della trama, del gioco, della campagna, delle varie sessioni, così come partecipano i giocatori. Secondo me anche la cosa bella di tutto ciò è che prima è: questa è la mia campagna, questa è la cosa che voglio giocare, ti va bene, e questa qua l'ho strutturata. Poi ovviamente tu avrai le tue scelte, il tuo impatto sul gioco, però è quello che vedo tanto anche con gli sviluppi sia del background, della backstory, insomma, come si vuol chiamare, è tu mi dai un input, mi dici qualcosa, io lo rielaboro e assieme andiamo a costruire quella che è la campagna, assieme andiamo a costruire quella che è la storia e facciamo tutti assieme questa cosa qua, che okay, se va bene a te sono contento, se non va bene magari cerco anche più di venirti incontro. Diciamo, secondo me questa è un po' la differenza. Non so se ti ci ritrovi anche te, però appunto da me ho Sì, vissuto no. tanto Ma, questo cambiamento qua. no, stavo riflettendo appunto sul. Sì, il master si è più democraticizzato. Questa Esatto, probabilmente è la sì. parola da dire. E c'è anche più un focus per quanto riguarda, sempre lì, parlando della mia generazione, almeno parlando della corrente trad, il focus è sulla storia.
Cioè, lo scopo del gioco è raccontare una buona storia. Il divertimento che si ha giocando è un sottoprodotto di quella che è poi la narrazione. Per voi invece avviene quasi il contrario. Sì, diciamo che si può, tra virgolette, dire è giusto o sbagliato, però il divertimento viene messo in primo piano, che poi, cioè, alla fine stai giocando a un gioco, ci sta che sei lì per divertirti. C'è chi intende il gioco di ruolo come appunto vado lì, faccio due chiacchiere mentre bevo birra e patatine e c'è anche la storia, c'è chi invece magari lo vuole giocare in modo, tra virgolette, più classico, più simile a quello che dici tu, però alla fine, cioè, la visione sempre è, sono lì per divertirmi. Cioè, prima magari era voglio fare questa cosa qua e la faccio bene, così si divertono. Adesso comunque, mi raccomando, dobbiamo divertirci e quindi stiamo attenti a questo fattore qua. Se appunto divertirci è fare le cose in un certo modo, dico che il master si deve adattare, anzi magari come ne abbiamo già Sì. parlato, si deve fare una dichiarazione di intenti, o comunque venirsi incontro per decidere cosa fa divertire tutti, però appunto si parte da lì e poi c'è il resto. Esempio stupido, magari il master gli piace la campagna horror, la campagna investigativa e i giocatori no, e se prima magari era più vi faccio comunque divertire facendo questo e ci riesco perché appunto sono strutturato, ho fatto le cose fatte bene, non vi preoccupate, adesso magari allora vi propongo qualcos'altro, io come master, che a voi giocatori vi è più congeniale e magari vi diverte di più, che è un altro modo di affrontare, secondo me è la stessa questione, cioè che comunque bisogna divertirsi, però se prima era più dato nelle mani del master, magari anche per questo era appunto meno democratico e più top down, cioè che viene dall'alto, perché appunto si faceva tanto affidamento e va bene, mi fido di te, tra virgolette, facciamo quello che ci proponi e se sei bravo appunto ci divertiamo e siamo tutti felici. Adesso invece magari appunto che è più democratico, che è più condiviso, se fatto bene, si spera, si crea appunto questa via di mezzo in cui ognuno dà il suo e si riesce un po' a creare assieme qualcosa che diverte tutti, comunque anche il Diciamo master. che noi parliamo sempre di situazioni ideali, ipotetiche, in Ah, beh, cui certo. tutti stanno contribuendo in maniera positiva. Certo. Poi il vostro tavolo potrebbe essere differente nel caso cambiate tavolo. Allora, una domanda che ho fatto per adesso a tutti. Partendo dal presupposto che ci sia qualcuno che sta guardando il video, col neutrale è un po' improbabile, ma diciamo che non abbia mai avuto la possibilità di partecipare a un tavolo neutrale o giocare all'interno di questa cultura. Qual è la vostra, una giocata tipica, come funziona una giocata tipica in un tavolo neutrale? Una tua masterata normale, se vogliamo dirla così. Innanzitutto direi che se qualcuno non ha mai giocato quel gioco lì, ecco, con il Neotrad magari si è avvantaggiati perché essendo stata fatta magari un adattamento, un venire incontro a quella che è magari l'esigenza di chi non ha conosciuto quel gioco lì, di chi magari non vuole impegnarsi più di tanto, è facile da apprendere. Cioè, quindi appunto magari in una one shot vado in una singola sessione, vado lì e gioco che non conosco. Ci sono 5-6 regole, 7 principali, te le spiego in 10 minuti, un quarto d'ora, cosa che magari prima invece era un po' più difficile da fare. Sì, la maggior parte dei giochi trad hai bisogno di settimane, se non Di mesi, diciamo che preparazione. in una sessione non le impari. Comunque, nel caso ci sia qualcuno che non abbia proprio mai visto il neotrad, benvenuti sul nostro pianeta, gli abitanti non sono amichevoli. Esatto. Tra l'altro, questa è un'altra cosa, appunto la cultura delle one shot. Questa è una cosa che è stata sia molto apprezzata, ma molto criticata a seconda di chi parlate. Per voi è una cosa normale fare delle sessioni, una sessione, due sessioni, avere quest che terminano proprio in brevissimo tempo? Sì, ti direi assolutamente. Poi non dico che mi piacciono, le preferiscono, però sicuramente è normale, sì. Anche perché magari appunto va in quella direzione che magari il gioco di ruolo
del Neotrada, appunto, è stato un po' più poppizzato, si può dire, oramai l'ho detto, mi spiace. Ma... Cioè, è stato reso, diciamo, fruibile al più persone possibili, e allora che cos'è che diventa? Non dico un gioco da tavolo, però una cosa simile. Vado lì, mi leggo le regole, mi spiego un po' come funziona, facciamo una giocata di 3 ore, vado da punto A al punto B, che è appunto la one shot, che solitamente ha, diciamo, dei punti cardine un po' più forti rispetto a una sessione, a una campagna più lunga, e ho provato qualcosa. Ad esempio, appunto, la mia specialità, virgolette, Dungeons & Dragons quinta edizione, non so. Ho provato Fallout, ho provato Vulcania, anche lì mi spiegano in breve le regole, mi faccio questa giocata, mi passo una serata, un pomeriggio, una mattina, sono quel che è, 2 o 3 ore divertenti, ho provato qualcosa magari anche di diverso, sicuramente, e mi sono divertito. Questo però appunto abilitato dal fatto che ci deve essere, diciamo, un certo pensiero dietro al gioco per renderlo più fruibile, per renderlo un po' più facile. Perché se ci metto 3 ore a spiegarti le cose base, finito il tempo di quelle 3 ore non si può più giocare. Invece appunto la one shot, vado lì 3 ore, 3 ore e mezza, mezz'oretta ti spiego le cose, anche meno, e poi si parte. Che secondo me è anche magari un metodo carino per iniziare. Cioè, perché se ti dico, guarda, devi studiarti queste 600 pagine subito oppure non capisci niente, può spaventare, giustamente. Se invece ti introduco con una one shot, di guarda, vieni qua, c'è questo evento, ti faccio vedere questa cosa, masterò io, masterò un altro, insomma, e ti faccio vedere il gioco, sei stato introdotto, quindi anche molti miei amici hanno fatto così, gli viene la curiosità e poi magari approfondiscono e si spera, si studino anche quelle 600 pagine famose. Beh, voi anche siete... Questa è un'altra cosa che a seconda di chi parli può essere interpretata come molto positiva o molto negativa, ma il Neotrad è anche la corrente del gioco come spettacolo, cosa che incidentalmente ci finiamo insieme anche sia io che te, perché siamo poi gente che fa divulgazione su YouTube. Certo. Ma il Neotrad è anche la generazione dei Mi guardo le sessioni di Roll20, le altri. partite su Twitch. Sì, diciamo che non confonderei quello che si vede appunto su Twitch o su YouTube, insomma, le sessioni fatte per essere viste da altri con quelle. È che, ecco, quello in realtà, ecco, secondo me è un lato. Allora, però, con luci e ombre, ecco. Perché non è mai magari solo positivo o negativo, però tanti che magari vedono qualcosa online si aspettano che sia così. E c'è un conto, è uno show montato, pensato per essere visto, un conto è poi quando ti scontri con, tra virgolette, ti scontri con la realtà, cioè che va bene, è fatto in modo più semplice, più potabile, focus sul divertimento, tutti assieme, però ovviamente anche lì c'è lo studio, dei tempi di apprendimento. Sì, cioè, è positivo perché secondo me almeno tutto ciò che contribuisce ad espandere questo mondo, secondo la mia opinione, è positivo perché sono più persone con cui parlare, c'è più gente con cui giocare, è più facile trovare un tavolo, ci sono gli eventi, i prodotti, insomma, per me è una cosa positiva. Però, vabbè, sì, questo da dire, ricordate che non tutto, ma molto di quello che vedete di spettacoli basati sul gioco di ruolo stanno al gioco di ruolo che fate voi al Vero. tavolo, come la box Star Wrestling. Sì, Non è sono esattamente la stessa cosa. Non... degli show, sono giusto degli show, cioè sono dei prodotti fatti per essere Sì, sono visti. più simili al teatro a canovaccio che al gioco di ruolo vero e proprio. Ok, sì, questa era una cosa anche da sottolineare, soprattutto per chi magari è effettivamente molto nuovo e ha avuto sto scalino. Ho sentito anche personalmente, ha detto, gente che diceva, ah, ma io mi aspettavo fosse una cosa, in realtà è un'altra. Sì, è normale, non è quel master o quel gruppo che giocavano male. Ma c'è, cioè, anche banalmente, cioè, è ovvio che se mi guardo, indipendentemente dalla corrente, insomma, se mi guardo Critical Role, qualsiasi cosa giochi, sono dei doppiatori, sono professionisti, fanno per lavoro, cioè, grazie che al mio tavolo non mi viene questo tono, questa improvvisazione, tutta questa roba qua, insomma, è tagliato, è pensato, deve vendere.
hanno anche un livello che non ci si può aspettare dal giocatore normale, mettiamola Sono... così, sì. Esatto. Con Non sono indipendentemente dal d'accordo. fatto che piacciono o non piacciono, non Esatto. entriamo nel Insomma, merito. se fai di lavoro. Ok, non lo so, a questo punto l'altra domanda che viene è, nel tuo caso sarà più facile, ma una persona che volesse iniziare a seguire la corrente o leggersi qualcosa, studiarsi qualcosa, Innanzitutto si vede i miei video. ovviamente è Vabbè. il secondo miglior canale di YouTube. Esattamente. Giusto, giusto, legittimo. Sì. Quando farai tu le interviste sarai il Sarebbe primo. io, sì. Però vabbè, nel vostro caso proprio l'ammiraglia dell'intera corrente è la quinta edizione di Dungeons and Dragons, quindi probabilmente quella è la cosa su cui focalizzare. Però Sì, sicuramente. voi siete anche la corrente. In realtà questa è una cosa che si dice, non è del tutto vera, ma voi siete anche la corrente che ha molto sdoganato i moduli d'avventura, in realtà intere quest prefatte. Infiniti. Cioè, vabbè, io insomma, ho giocato anche insomma, edizioni passate del gioco e se dovevo fare una proporzione, magari c'erano 8 manuali e su 10, 8 manuali e 2 avventure. Adesso quasi mi sembra che sono 5 manuali, 5 avventure o 4 manuali e 6 manuali d'avventure, insomma, per capirci. Secondo me segue quello che abbiamo detto fino adesso. Lo vuoi rendere magari più diffuso, più potabile, ti do la manina in più, ti do l'avventura pronta, che ha i suoi lati positivi comunque secondo me, perché cioè magari, tra virgolette, prima non dico che eri abbandonato, però cioè, crealo da zero un mondo, un'ambientazione, una campagna senza averlo mai fatto prima. Un conto Sì. è farlo da zero, un conto è, guarda, masterate già un paio, ne ho fatte già un paio. Di quelle appunto rilasciate, ufficiali o comunque che ho trovato in giro, perché adesso se ne trovano anche tante comunque insomma, su internet, eccetera. Quindi ho presente come deve essere strutturata, ho un punto di riferimento. Anche lì pro e contro. Magari il pro è appunto che ho qualcosa da cui partire, che mi ha istruito, che mi ha insegnato qualcosa, che posso prendere insomma come riferimento anche per avere un'idea di quello che so, con D&D, la Wizard, la casa editrice si aspetta che sia una giocata, un qualcosa, un conto è partire da zero. Il contro è che magari sei comodo, poggiato sul tuo divano con le tue 10 avventure pronte e non scrivi la tua. Nonostante, per questa esperienza personale, trovi pochissima gente che mi fa le avventure pronte. Ma questo secondo me è un problema mio, che è una maledizione, che non riesco a provarle perché non c'è nessuno con cui farle, però questo penso sia più una roba mia, però appunto questo è Questo è un secondo me. distacco che ho visto. C'è tanta gente anche nel Neotrad, tantissima gente che segue moduli, avventure già fatte, e tanta gente invece che ha proprio un rifiuto categorico. Se il master non prepara tutto da solo, non è vero il gioco di ruolo. Questo vale per tutte le correnti, è qualcosa da studiare, ma è uno dei miti all'interno del gioco di ruolo. Come al solito, il buon equilibrio dovrebbe stare appunto in mezzo. Ne ho fatte alcune già fatte, poi ho proposto le mie, come in tante cose. Ok, a questo punto però per te c'è una domanda che non c'è stata per gli altri, perché tu rappresenti l'ultima in ordine cronologico de delle correnti che si sono sviluppate, quindi è abbastanza obbligatorio chiedere. E adesso cosa succederà? Cioè, dall'esperienza che hai vedendo il gioco di ruolo Sì. attuale, verso dove si sta andando? Guarda, mi fa un po' paura dirlo e non so neanche se è una cosa positiva. A me fa paura, però ti direi verso digitalizzazione e l'online. Quindi One D&D, cos'è, o comunque la Wizard che ti acquista D&D Beyond, cos'è che ti fa vedere il nuovo simulatore virtuale? Guarda che bello, ci sono tutte le cose dentro, le vedi, le muovi, vai. È semplice, quindi intanto lo metto più facilmente dentro appunto come tu ben sai, dentro un linguaggio di programmazione, dentro insomma, la parte informatica. Secondo me sì, quello. Proprio il futuro lo vedo
sempre che cosa mi fa paura, sempre di più sull'averlo digitale, sull'averlo virtuale, appunto perché anche lì c'è un conto se ti dico, cioè non a me, non a te, ma insomma, un conto se dico al passante medio, al medio per strada, c'è questa cosa dove ci sono i fogli e l'immaginazione, il fatto. Potete dire, c'è questa cosa dove ci sono i riferimenti visuali che puoi vedere qua, guarda, questa è l'immagine, puoi muovere le cose, poi prendi anche le scelte, parli, interpreti, diciamo che è più potabile, più Sì, andranno. ti prendo più facilmente così, poi Diventa più risottolineo. simile a un videogioco da questo punto di vista. Le Sì, secondo differenze me è tra gioco di quello. ruolo e videogioco di ruolo vanno ad assottigliarsi. Sì, secondo me è quello, si tende ad andare verso quello, anche perché, non so se esco fuori tema o meno, però anche lì la Hasbro, cioè, cosa sta puntando anche lì sul virtuale, su efficienza, mettere tutto in digitale, anche lì ti sei comprato D&D Beyond, comunque cioè, ti fornisco sempre più strumenti digitali, ti aiuto sempre di più per farlo virtuale. Secondo me si va su quello. Lì il discorso è anche per spostare verso anche nel caso del gioco di ruolo, il game as a service, perché una volta che tu hai tutti i tuoi manuali sul VTT ufficiale della Hasbro, tutta la tua avventura sul VTT ufficiale della Hasbro, o continui a pagare l'abbonamento al servizio Esatto, Hasbro, un Netflix, Flix. entri, ti paghi la cosa, hai tutto disponibile finché mi paghi l'abbonamento mensile, tutti appunto i manuali, hai le razze, aggiornate appena escono con le nuove release del gioco, non devo farti delle correzioni che poi devo rilasciare, sì, cioè, assolutamente, e appunto come per i film, magari appunto andrà così, chissà. Vabbè, c'è da dire che, ok, detta così effettivamente sembra abbastanza grama. In teoria, però, questo non esclude che se poi il gioco di ruolo si sposta su un'esperienza più multimediale, mettiamola così, Se non è un male, diciamo. non è di per sé, ma non è detto che non emergano dei concorrenti, quindi magari questo. Uno dei problemi che a volte vengono citati è che per la generazione attuale D&D ha talmente tanto saturato il mercato rispetto alle edizioni precedenti che effettivamente non ha un reale concorrente. Cioè, e c'è gente anche che considera D&D il L'unico gioco di gioco di ruolo. ruolo e tutti gli altri una specie di sottomarca. Off. Non so, io vengo da una generazione in cui in realtà i giochi di ruolo erano due, potevi giocare a D&D o potevi giocare a Vampiri. Però, mettiamola così, non c'è mai stata una incidenza nel mercato così pesante. Anche D&D è sempre stato il gioco più giocato, tranne che per un breve periodo Pathfinder, ma che comunque era una versione di D&D. Esatto, sì. 3,75. 5. Però era normale provare più giochi, adesso invece c'è questa cosa, ci sono molte persone che giocano da anni e non sono mai uscite dalla quinta edizione, hanno anche un'idea molto vaga di che cosa sia il gioco al di fuori della quinta edizione. Può darsi che con la digitalizzazione sia più facile che altri giochi emergano. Però sai, Beh. anche è indubbiamente vero, poi loro ce li ho qua sopra, sugli loro ottimi manuali non si tirano indietro e ti scrivono per il più grande gioco di ruolo del mondo per farti capire chi comanda, però cioè, a parte per queste cose qua, anche è vero, tanti dicono gioco di ruolo, D&D, anzi sono la stessa cosa. Infatti c'è spesso anche altri content creator. Ti devono fare il video. Il gioco di ruolo non è solo Dungeons and Dragons, oppure non esiste solo D&D. Oppure anche anch'io in alcuni miei video, nonostante per carità, appunto mi piace, eccetera, dico se vi piacciono certe cose, ricordatevi che ne esistono anche altri di giochi di ruolo che magari hanno meccaniche o sono più improntati a farvi vedere un certo tipo di esperienza che D&D, che ricordiamo, dovrebbe essere appunto fantasy medievale, non è strutturato per farvi vivere nel modo migliore. E sì, certo, se li trovo virtualmente è più facile che li becchi. Poi,
No, ci sono le statistiche di Roll20, che comunque anche lì Roll20 puoi giocare in teoria un po' di tutto, anche se comunque basato su D20 System, comunque c'è sempre D&D. Insomma, Ah, va bene, davvero. allora, ok, prima di chiudere per non annoiare i nostri spettatori, non so, qualche Non si annoiano considerazione con finale? noi mai. No, ovviamente no, per via della nostra estrema bellezza, tra Ah, l'altro. ok. Comunque, qualche considerazione finale, qualcosa un messaggio da lasciare come chiusura di questa serie? Allora, beh, come chiusura della serie direi che non è importante la corrente, l'importante è giocare. Che può sembrare anche lì una frase stupida, una frase tanto per, però effettivamente, come Sì. dicevamo poco fa, il divertimento. Comunque, ecco, vedi, sono ricaduto nella mia nicchia. C'è il divertimento al primo posto. Cioè, l'importante, appunto, è divertirsi. Altra cosa importante è magari non limitarsi. Appunto, dicevamo poco fa che non c'è solo D&D quinta edizione, non c'è neanche soltanto D&D. Insomma, si può provare, si può sperimentare. Anzi, che secondo me è proprio il bello, appunto, appassionato di un gioco. Ne vedi anche altri, magari per apportare meccaniche, tematiche, spunti che prendi da altre parti in quello che è il tuo gioco d'elezione, quello che preferisci. Quindi, insomma, provate e sperimentate. Va bene, no. Noi ringraziamo il Dungeon Master che è stato qui con noi questa settimana. Niente, guarda, anzi, un piacere. Poi, appunto, parlare delle tue passioni ci può stare quanto vuoi, quindi non è Siamo mai un gente pretesto. talmente ossessionata dal farlo che letteralmente lo facciamo in mondovisione su YouTube, quindi non Esatto, facciamo testo per parlare. sì, forse non gli Però a esempi migliori. questo punto, come sempre, la parola adesso sta a voi. Scrivete qui sotto nei commenti. Se voi siete d'accordo, non siete d'accordo, qual è la vostra corrente, cosa fate voi all'interno del Neotrad. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividete, che tutto questo è il canale. Vi ho lasciato il link del canale Dungeon Master, quindi passate a salutarlo e dite che è colpa mia. Io sono il Master Kae, lui è il Dungeon Master e noi ci vediamo nel prossimo video.